Social recruiting, tra mito, leggenda e realtà. Il mercato della ricerca di lavoro segue i trend sociali, economici e tecnologici. Inizialmente i CV venivano spediti per posta, poi faxati, inviati via mail, ora twittati, postati, pubblicati, video presentati. Google ha rivoluzionato il modo di accedere alle informazioni. Recruiter e candidato si ritrovano oggi a googlare i rispettivi nomi prima del colloquio. Il primo per verificare la coerenza dei diversi profili social del candidato. Il secondo per verificare credibilità professionale e il network di aziende del recruiter. Oggi la ricerca di lavoro si gioca tutta sul campo dei social e professional network. LinkedIn è usato dal 94% delle aziende. Facebook e Twitter si attestano reciprocamente oltre il 60 e il 50%. Tra gli altri possiamo citare anche blog aziendali, Google+ e YouTube. Le aziende preferiscono il social recruiting per due ragioni: il risparmio di tempo e costi e la possibilità di accedere ad un maggior numero di candidati. Attraverso l'attività di employer branding, le aziende scelgono i canali social da utilizzare in funzione del pubblico di interesse e dei candidati da attrarre e gestiscono la relazione con il proprio audience creando contenuti attrattivi e autorevoli. I candidati diventano sempre più bravi a valorizzare il loro personal brand per farsi trovare dalle aziende. Nell'era del social recruiting, anche i recruiter devono costruire il proprio personal brand, coerente con se stessi e con l'azienda che rappresentano. Ricoprono infatti un ruolo quanto mai fondamentale oggi, far incontrare candidati e aziende nel migliore dei match.